Come sempre cominciamo con gli ingredienti per la nostra ricetta di cucina pomodori farciti. Ingredienti per 4 persone. 4 pomodori a giusta maturazione e ben sodi. 2 cipolle. Un peperone freschissimo e dolce. Prosciutto cotto 100 g. Un uovo. Prezzemolo 30 g. 3 cucchiai circa di pane grattugiato. 2 cucchiaiate di grana grattugiato. Uno spicchio d'aglio. Poco olio d'oliva. Burro 30 g. Timo. Poco zucchero. Pepe. Sale. Ricetta di cucina pomodori farciti. Ricetta di cucina pomodori farciti con preparazione e ingredienti. Tagliate a fettine sottilissime le cipolle e mettetele in un recipiente che possa andare in forno. Lavate il peperone. Asciugatelo. Apritelo a metà e, dopo averlo pulito bene all'interno, tritatelo molto finemente. Unite il ricavato alle cipolle, aggiungendovi anche tutto il burro e un pizzico di zucchero. Mettete poi il recipiente nel forno. Programmatelo alla massima potenza e lasciate cuocere cipolle e peperoni per 3 minuti. Nel frattempo mondate, lavate il prezzemolo e tritatelo insieme all'aglio e al prosciutto. Quest'ultimo può essere sostituito dalla stessa quantità di spalla o di carne già cotta, per esempio avanzi di arrosto. Lavate i pomodori, asciugateli e, con un coltello molto affilato, tagliateli orizzontalmente a metà, quindi svuotateli accuratamente. Salate, pepate e spolverizzate la parte interna dei pomodori con un pizzico di timo. Versate in una ciotola le cipolle e i peperoni estratti dal forno. Unite gli ingredienti tritati, il formaggio e l'uovo intero. Poi mescolate bene, unendo tanto pane grattugiato quanto basta per avere un composto né troppo sodo né troppo molle. E con questo riempite i mezzi pomodori. Lisciate bene con la lama di un coltello la superficie dei pomodori, che sistemerete poi in una tortiera disponendoli a corona. Non ve ne dovranno essere al centro. Spolverizzate ora la superficie dei pomodori farciti con un pizzico di pane grattugiato. Irrorate con poco olio e ponete il recipiente nel forno programmato alla massima potenza. Lasciate cuocere per tra 7 e 8 minuti. Il tempo varia a seconda della grossezza e della consistenza dei pomodori. A metà cottura, ruotate il piatto in modo che i pomodori che prima erano vicino alla bocca del forno vengano ora a trovarsi dalla parte opposta. Naturalmente l'operazione non sarà necessaria se possedete un piatto girevole. A cottura ultimata, lasciate i pomodori nel forno spento per circa 2 minuti. Quindi serviteli. Difficoltà media. Tempo di lavorazione, 30 minuti circa. Tempo di cottura, 10 minuti, più 2 di riposo nel forno spento.